noi dobbiamo da adesso in poi, quando riusciamo a passare in vantaggio, non dobbiamo abbassarci, però dobbiamo tenere i ritmi che avevamo prima di fare i gol e dobbiamo gestire meglio la palla in modo da mettere il gioco dalla nostra parte. Udinese che comunque ha conquistato soltanto una vittoria negli ultimi 3 mesi. Perché secondo te? Perché anche dal vostro punto di vista succede questo? Perché comunque è un Udinese che gioca bene, ha grinta, carattere, però poi a livello numerico, a livello di punti, soprattutto in casa, non arrivano le vittorie. Sì, quella è la situazione che più ci preoccupa adesso, sono i punti, perché come ci parliamo in spogliatoio, non basta giocare bene, non basta prendere le pacche sulle spalle, e quello che dobbiamo fare adesso è prendere punti, giocare per prendere punti e non pensare ad altro. L'Udinese che chiude il girone di andata a 24 di punti, un tuo giudizio generale positivo, in miglioramento, naturalmente c'è molto da migliorare nel girone di ritorno, le tue prospettive quali sono? No, sicuramente potevamo fare molto meglio, principalmente le partite in casa, quelle che ci vengono più in mente sono quella di Cesena e questa di oggi, che perde la partita al 90° con un rigore e quando avevamo avuto le opportunità di chiuderla prima, sicuramente rimane tanto rammarico e sono punti che adesso ci aiutavano tanto, salivamo tanto nella classifica. Ultima considerazione, bisogna anche mettersi da parte la sfortuna perché in questo momento tante assenze ci sono, anche quella di Maurizio Domizzi oggi, stringete i denti e purtroppo spesso è formazione obbligata. Sì, ma credo che in qualsiasi squadra succede di queste cose, adesso dobbiamo essere pronti e devono essere bravi a stare tutti attenti perché l'opportunità arriva e quando meno si aspetta e adesso dobbiamo guardare avanti, pensare a vincere la partita del Napoli e a provare a passare il girone.